Beccato dei falchi con la droga nello zaino e arrestato. Giuseppe Gioia, 29enne di Taranto della zona Tamburi. 4 kg e 200 grammi di eroina per un valore commerciale finale di almeno 700.000 euro e acquistata originariamente per 60.000 euro. Giuseppe Gioia è stato subito riconosciuto dalla polizia. Si tratta infatti di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune ionico, ma intorno alle 17 di ieri è stato bloccato con non poche difficoltà sulla statale 7 all'altezza dello svincolo per Massafra mentre viaggiava su una moto di grossa cilindrata, una Ducati 999 in direzione Taranto. Gli agenti della squadra mobile della sezione Falchi, coordinate rispettivamente dal vicequestore aggiunto Carla Durante e da Marcella Di Giorgio, hanno intercettato il 29enne e lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. In spalla aveva uno zaino dentro il quale i poliziotti hanno trovato i due grossi involucri di droga che vedete, eroina di buona qualità destinata al mercato tarantino. Ancora in corso le indagini circa la provenienza dello stupefacente. Gli investigatori stanno cercando di capire infatti se Gioia, con il carico di droga, provenisse da Bari o forse da un'altra regione. Da accertare inoltre il ruolo del 29enne che da corriere avrebbe potuto poi occuparsi anche della distribuzione e dello spaccio della droga. Gli investigatori non lo escludono, anche se dalla perquisizione domiciliare non è emerso nulla. Da capire anche il giro che si cela dietro l'arresto, dal numero degli spacciatori a quello degli acquirenti. Giuseppe Gioia è stato ammanettato in flagranza di reato e si trova ora dietro le sbarre del carcere tarantino. Droga e moto sono state sequestrate e sono al vaglio degli uomini della polizia scientifica. La suddivide in dosi.